alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fra il 22 febbraio e il 5 marzo in tutta Italia, ogni alunno si è ritrovato a dover affrontare la didattica a distanza con i mezzi a disposizione, non sempre adatti o sufficienti, con i genitori improvvisamente trasformati in insegnanti dei propri figli, per non parlare della fascia 0-6 anni completamente abbandonata. E questo uno dei principali motivi che ha spinto oggi pomeriggio studenti, docenti e genitori a scendere in piazza. Lo hanno fatto a Perugia, in piazza 4 novembre. Un elenco di cose che non vanno e in questi mesi di lockdown sono emersi pesantemente. In questo arco di tempo, messaggi contraddittori da governo e MIUR. Nessun progetto in previsione della riapertura a settembre, nessun piano concreto. Hanno manifestato per il diritto a una scuola aperta, con didattica in presenza e continuativa, basata sulla relazione in sicurezza per alunni, docenti e personale ATA. Chiediamo, hanno detto, la messa in atto di soluzioni pratiche per il ridimensionamento del numero degli alunni per classe, la predisposizione di misure valide per rendere efficace il distanziamento, la ricerca di spazi idonei per la didattica alternativa ed esperienziale, che non deve intendersi sostitutiva alla didattica in presenza ma complementare, per l'aumento del numero di insegnanti, la garanzia di posti al nido e alla scuola dell'infanzia per tutti i bambini. Ora siamo qua con un slogan, priorità alla scuola, perché in questo periodo di pandemia la scuola è stata veramente trascurata, rimasti a casa di fronte a un computer che non tutti gli studenti e le studentesse avevano. Quindi adesso noi vogliamo e chiediamo tutti insieme, genitori, studenti, lavoratori e lavoratrici della scuola, di ritornare a scuola a settembre in presenza e in sicurezza, ma per fare questo abbiamo bisogno di una risorse, un stanziamento di risorse enormi che possa ridarci spazi sicuri dove poter lavorare e far sì che la scuola torni ad essere un presidio di uguaglianza e di convivenza democratica.